E con questa elegante schermata fissa senza musica, io direi di iniziare il gameplay di oggi. Che tuttavia, pur iniziando in modo pessimo, vedete ci ha già proposto due ottimi nomi, Konami e Disney Interactive. E infatti siamo sul mondo dei Disney Sports, oggi con la pallacanestro. Allora, oggi volevo anche un attimo fare. Avevo anche. Bene. Come dire, non sono andato. Ah, capito. Bene. Avevo anche un salvataggio, a quanto pare. Volevo fare anche un discorso oggi. A proposito di giochi basati, che hanno dei brand, che comunque si basano su dei brand ben specifici, che però trattano di altro. E occhio che intendo dire non solo quando ecco la Disney fa Disney Sports, che erano anche, voglio dire, giochi godibili, ma volevo anche, insomma, parlare di quei giochi senza nulla togliergli, per esempio come, non so, come Mario Kart, per dire. Che magari sapete, cioè prende spunto, comunque prende alla sua base da un gioco di platform, e poi ci hanno tirato fuori un kart. Scusate se mi impiccio, che sto guardando un attimo le impostazioni. Stessa cosa ha fatto Crash Bandicoot. Insomma, questi giochi che vengono creati su una base già solida, ma che trattano di tutt'altro. Secondo me non sono male, nel senso che l'idea di fondo è buona, perché intanto sfrutta, magari come nel caso di Mario o della Disney Sports, dei brand appunto famosi che possano portare sicuramente del pubblico, almeno quelli appassionati. Poi soprattutto se nel caso di Mario, oppure anche qui, per carità, per l'amor di Dio, se sono fatti bene, ancora meglio. Questo però è un discorso diverso dai mischioni di cui parlavo nell'ultimo video di Visto col binocolo, perché sostanzialmente il mischione è un gioco che, ok, magari tra i vari componenti del mischione non c'è, non ha nulla a che fare, e questo mi sta bene, ma che tutto sommato non parte da, per dire, Sonic in Sega All Star Tennis. Non ha mai giocato a tennis, ok. E quindi quello lì è una forzatura, tra virgolette, del personaggio. Ma che sta facendo, Paperino? Vai, Pippo! Ma non ne mettiamo dentro una. Invece, Mario Kart, ok, sono forzature, però hai preso soltanto l'universo di Super Mario. Quindi è un discorso leggermente diverso. E anche qui mi piacerebbe sentire la vostra opinione. Secondo me, stesso discorso dei mischioni, sono titoli in cui tu devi accettare un compromesso, perché di compromesso si tratterà. Intanto Minnie mi ha sganciato la bomba. Di compromesso si tratterà. Ma perché Paperino ci va di culo? Guardatelo! Guardalo! Dai, dai, dalla lunetta. Dalla lunetta, dall'angolino. Oh, 2 punti. No, mannaggia, pensavo di aver fatto 3. Sono comunque dei titoli in cui va accettato un compromesso. Tuttavia, credo che sia un qualcosa di molto meno grave. Poi, tra virgolette, grave, perché stiamo parlando comunque di, non certo di attentati. Sono dei semplici esperimenti sulla base di alcuni giochi. E a me piacerebbe usare. Ah, ecco qua. Vediamo cosa fa.
Ah sì, questo non gli faceva rubare la palla per un po' di tempo. E io tiro. Allora, sono molto più facili da accettare questi mischioni. E soprattutto, vabbè, insomma, ripeto, c'è molta più libertà, secondo me, proprio che di far venire un buon titolo. Perché quando non devi mischiare, non devi stare attento a non scontentare nessuno, perché guai se di un... Che stai facendo, Paperino? Vabbè, è molto particolare questo gioco. È chiaro che se non stai facendo il mix di varie saghe, non devi accontentare tutti. Uno. Poi è comunque un contesto che tu già conosci, quindi non devi cercare neanche di bilanciare o fare forzature per bilanciare livelli di forza, di relazioni e altrettanto. Dunque, ora non... Mi rivolgo a tutti, sia a quelli che hanno visto il video di Visto col Binocolo, sia no. Cosa ne pensate di spin-off che però, ecco, non sono degli all-star, ma semplicemente dei giochi che, partendo da una saga, gli fanno fare cose diverse? Esempio su tutti, di grande successo, ripeto, Mario Kart. Ma bando alle ciance, concentriamoci sul gioco, che a quanto pare, devo dire, non... Allora, l'idea del 2 contro 2 mi può star bene, ma non... Cioè, onestamente non so quanto possa essere stato difficile per loro programmare un... Madonna Paperina, che... Programmare un gioco di basket, se ci sono riusciti col calcio a farlo 5 contro 5, non vedo perché non col basket. Cioè, mi sembra una difficoltà strana. Boh, vabbè, evidentemente. E 3 più 1, perché? Ah, perché avevo l'oggetto speciale, mi sa. Bravo Paperino, bravo Paperino. Dai, 10 a 11, siamo là. Però, Paperino, ruba la palla. E... Ok, fine del primo quarto. Dicevo, è strana questa difficoltà. Qui ci sono le statistiche. Vabbè, andiamo direttamente alla ripresa. 3 minuti. Mi spiace, verrà leggermente lungo sto video. Non sapevo come si articolasse la partita. Hanno cercato di mettere tutto. Ma io allora... Dunque, intanto devo capire i tasti, perché... Oh, vai Paperino, vai, vai, vai. Sapete cosa hanno qui i personaggi? Mi sembrano lenti. Cioè, in Disney Sports Soccer c'era giustamente il tasto dello sprint, come c'è in FIFA, per dire. Però nel basket, ok, che è uno sport di cui io comunque non sono un esperto, quindi non vorrei dire castronerie. Però, bene o male, anche se il campo è più piccolo rispetto a tanti altri sport, soprattutto se che parte dell'azione viene fatta che altro a passaggi e a tecnica di riuscire a far girare meglio il pallone rispetto agli avversari, perché come inganno mini. Me ne sarei aspettato un tasto dello sprint, perché comunque in contropiedi o in situazioni del genere immagino che, insomma, ci voglia anche una certa capacità di correre. Comunque io farei fare le stoppate a Pippo, perché e infatti lo stordisco, mi ha punito subito dopo. Comunque, vabbè, poi ci sono i poteri speciali che sono un pochino scomodi da attivare, perché lo fai con i due, sia L che R premuti contemporaneamente, perché altrimenti con R non capisco cosa faccia, con L Paperino dalle culate. Sì, lo so che devo tirare. Vai, Pippo da dentro. E niente. Ok, schiacciatore. Scusate, ma quando uno tira, il timer del possesso palla, no? Non dovrebbe resettarsi, perché io prima con Pippo ho tirato. Cioè, hai 24 secondi per tirare, giusto? O sto dicendo una stronzata, non lo so. Fuori dal campo. Due cose mi piace notare. Una, che c'è in diretta anche qui, come c'era nel calcio. Aia, Pippo, ti sei fatto distruggere.
come c'era nel calcio. Oh mamma, io qui però non sono capace. No. Secondo tentativo. Ma tira storto. Boh, non ho capito come si fa. Oh! Dicevo. Bisognerebbe avere. Vabbè, forse è un limite tecnico del gioco, magari. Vabbè, comunque, cioè, in diretta come c'era nel calcio, stavo ripensando ai 24 secondi. No, veramente mi è sembrato strano, perché io ho effettivamente tirato con tipo e il pallone si è staccato dalle sue mani. Però, non so, ripeto, magari sbaglio io, È probabile che sia anche così, visto che non conosco lo sport. E dai, buttala dentro, Pippo, su, su. A parte che Pippo quando fa la stoppata sembra che chieda l'autostop. A parte quello. Oh, bravo, poverino, fagli vedere come si fa. E oltre in diretta c'è un'altra cosa che ho notato quando sceglievo le squadre. E cioè che stavolta al posto di Pietro c'è Max. Personaggio che devo dire non mi aspettavo in devo essere sincero, non mi aspettavo in questo gioco. Nel calcio non c'è, strano, perché vabbè, in realtà ha più senso mettere Pietro, forse qui c'è Pietro ma magari ci sono tipo due squadre nascoste, perché una sola no, perché farle dispari non mi sembra una grande idea, quindi non credo che abbiano fatto così. Tra l'altro un'altra cosa, non capisco come si stoppa e come si ruba la palla, perché è sempre con B, anche se per rubare il pallone puoi usare anche, credo, R. Dai Paperino, ci serve un attrito. E niente. Oh, così. Ottimo Pippo, ottimo. Però è poco emozionante rispetto... Ma perché mi dà un punto in più? Forse rubare il pallone ti dà... Ci sono delle cose che... danno punti in più. Che fai, Paperino? Ah beh, perché stava finendo il tempo. E niente, non sono riuscito a tirare. Gioco comunque discreto, devo dire, non è affatto male, solo che per chi non conosce, cioè per chi non è appassionato, magari, cioè il calcio è un po' più fruibile da tutti, per come la vedo io. Non per sminuire il basket o per pompare troppo il calcio, però magari essendo più diffuso come sport, almeno qui da noi, non so. Poi non, ripeto, non mi convince tanto sta cosa del 2 contro 2. Avrei preferito che ancora una volta ci fosse ogni personaggio con la sua squadra, al massimo con 5, di cui 3 di Paperino, 2 di Pippo. Va bene mischiare, avere due personaggi principali, diciamo, in squadra, ma non mi piace molto sta storia del del 2. Intanto Paperino sta cercando di farsi lasciare, in pratica, perché sta rompendo i coglioni a Paperino in tutti i modi. E come succedeva per esempio quando si sbloccava si sbloccavano le squadre combo nel calcio, in cui c'erano due membri principali del gioco e poi il resto della squadra era generale. Intanto mi stanno, in questo terzo quarto sto subendo tantissimo. Subendo veramente una marea. E su. Ok, l'ho presa per miracolo. Non ne entra una da tre. Niente, fa un po' a caso il personaggio. Forse premendo una direzione o comunque in direzione dell'avversario si cerca di rubare il pallone, mentre premendo B e basta esegue la stoppata. Non
non lo so. Non lo so. Oh, finalmente abbiamo rifatto canestro. La musica è un pochino... ti entra un pochino nell'anima dopo un po', eh? Devo dire che non è esattamente un bijou. Oh, dai che ha sbagliato. Contropiede. Ecco, vedi, per esempio, in questo caso il tasto dello sprint sarebbe, insomma, stato piuttosto comodo. E adesso se mi facessero passare... avrei voglia di fare una... oh, ecco, una schiacciata con Pippo che in pratica gli basta mettersi in punta di piedi per schiacciare, perché... e niente. Gli ha fatto un tiro sbrilluccicoso. No, di poco, di poco, di poco. Ops. Sono al telefono. Scusate un attimo, ci sarà una piccola interruzione. Ok, rieccoci. Scusate, piccolissima interruzione, intanto non ho tagliato parti, niente. È strano anche, poi ripeto, strano, sarò noioso, ma sono io che non conosco bene lo sport. Comunque è anche leggermente difficile da capire il sistema di protezione della palla, queste cose magari un po' più particolari. Mamma mia, l'ho vista dentro. Un po' più particolare. Ah, tra l'altro ho un millesimo di secondo, ma niente, non ce l'ho fatta. E niente, ci stanno massacrando. 10-9-4. Siamo loro, sempre la media è di 11 punti a tempo. Invece noi siamo andati peggiorando. Forza, ragazzi, su. Oh, guarda, questa è un'azione. Bravo Paperino. Ultimo quarto. Vediamo se mi riesce il rimontone. Oh, questa era buona. Ecco, però ci siamo persi subito dopo. Ah no, Pippo, mannaggia, io l'ho premuto B, perché non è saltato? Tra l'altro, credo che saltare per Pippo sia l'ultimo dei problemi, perché... oh, guarda Paperino indemoniato. Sarà che... ci sto cercando anche di capire un attimo sotto le... vai Paperino! Mannaggia. Da. A volte la rubo, ma poi... ecco, oh no, 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 questa non ci voleva, non ci voleva affatto. Zitti un po' che hanno sbagliato. Miseria, sbaglio sempre i tempismi, niente, non c'è la... vabbè, ci ho giocato per la seconda volta, o oggi praticamente, credo. L'ho fatto al massimo una o due partite. Ah. Dai Paperino, dai Paperino. E tra l'altro l'ho messo a difficoltà a 2 stelline, adesso non so quanto fosse il massimo, ma... oh, bravo Paperino, così si fa. Mannaggia, il replay mi viene da saltarlo premendo A. Ma con l'A si tira fuori il menu. Fuori dal campo, ancora. Purtroppo tra i vari limiti, per esempio, nel gioco del calcio ci sono i replay che non sono un bijou, che per carità è Game Boy Advance, quindi è un limite del tutto comprensibile. Oh, senti, io ci devo provare da 3. Guarda Pippo, oddio, che posa figa che fa. No, ma era anche sbrilluccicoso. Quindi essere sbrilluccicosi non ti aiuta in questo gioco. Bravo Paperino. E vai, schiacciatona. Ma vabbè, è uguale. Era più bello se facevi la schiacciatona. Dai, 10 punti in un minuto scarso, cioè un minuto e poco più,
non credo proprio di farcela, ma intanto cominciamo così. Devo capire bene come si calibrano proprio i tiri, perché non... Sì, è, diciamo, è un meccanismo classico. Oh, attenzione, attenzione, attenzione! Io non capisco perché non vuoi fare la schiacciata. Ehi, sei là sotto. Io premo B, schiaccia. Niente. Oh, vai, vai, paperino, vai. Forse devo tenere premuto. Ah, sì, ecco, devo tenere premuto assieme alla direzione. E se c'è una cosa che, dicevo, non capisco bene, è la calibrazione dei tiri. Perché sì, come è classico, è ok. Qui l'ha chiusa. Qui l'ha chiusa, mi dispiace. Ci ho provato. Come classico, più tieni premuto il tasto e più lui carica il tiro, no? Però boh, sarà perché il Game Boy Advance, non lo so, però non è così intuitivo. L'altro, mi piacerebbe che ci fossero delle statistiche come c'erano nel calcio per capire, e probabilmente ci sono, solo che non le ho sapute trovare io nel menu. E dai, su paperina, è finita la partita, 2 più 1, ma ha distrutto il canestro. Vai Pippo, il tiro della vita. E niente, fine partita. Bah, 33-44, dai, mi sono... Tuttavia mi sono divertito. Niente, questo era quindi il basket della Disney, detto in modo molto poco tecnico. Carina le statistiche. Qui, a chi piacciono le statistiche come me, magari non proprio del basket perché non sono un appassionato del basket, però questa è una chicca che può valere per tutti. Tra l'altro adesso voglio proprio sapere come faccio a fare un canestro da 6 punti. Boh, vabbè, non lo so. Comunque, 4 su 6, 9, vedete, Paperino ha fatto molto molto di più, anche se Pippo ha messo su una tripla. 9 tentati entrambi, cioè 3 tiri entrambi fatti da 3, solo uno ne ha messo dentro Pippo. E punti, schiacciate, assist, rubate, stoppate, rimbalzi, mamma mia, qui ci si perderebbe veramente tanto tempo, perché insomma, ripeto, chi compra un gioco di sport, comunque chi è interessato a questi tipi di giochi, sicuramente le statistiche credo gli possano interessare. Ah, forse uno è perché quando è sbrillucciposa, no, non lo so, boh. Cioè uno, scusate, 4 punti, 5, 6. Boh, ci saranno dei modi per farlo. O forse è quando si riempiva la barra sotto ai giocatori. Comunque, ripeto, questo era Disney Sports Basketball. Spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere insomma, cosa ne pensate sia del gioco, del video, ma soprattutto della discussione che ho fatto all'inizio del gameplay. E ci si vede ad un prossimo video.